Festeggiamenti per il centenario del Chieti solo rimandati, ma prima della gara con l'Arecanatese, targhe celebrative per tanti ex rimasti nei cuori dei sostenitori. Ne riceve una anche Giovanni Pagliari, ora alla guida dei Leopardiani, che ha disputato 134 incontri con la maglia del Chieti. La capolista reduce da 15 risultati utili consecutivi, guidata da Sbaffo, già autore di 10 gol nel girone di andata. Lucarelli sceglie ancora in attacco Fabrizi e Orlando, partono dalla panchina i nuovi innesti Koulibaly ed El Ouazzni. Il tecnico del Chieti deve rinunciare al capitano Antonio Aquilanti. Parte bene il Chieti, che insidia la squadra di Pagliari su calcio da fermo, divisa bianca per Mariani e compagni, incrocio dei pali sotto la curva Volpi, alleato del Chieti sulla conclusione splendida di Sbaffo. Dalla lunga distanza Forti può solo osservare, pericolo scampato, sospiro di sollievo per i tifosi neroverdi, ma torna ad attaccare il Chieti pericoloso da calcio d'angolo. Si salva la Recanatese imbattuta da 15 giornate, attacco più prolifico del campionato e difesa meno battuta. Qui prima dell'intervallo altro pericolo per la retroguardia del Chieti, che però nella ripresa ha subito la chance di passare in vantaggio, perché può beneficiare di un calcio di punizione da posizione centrale sul punto di battuta. Pietrantonio che colpisce il palo, Luca Fabrizi il più veloce di tutti che indirizza in rete come un cobra il bomber del Chieti, il gol che vale il vantaggio. Sotto la curva l'attaccante, ottava marcatura per lui, il Chieti è avanti all'Angelini. Ma la reazione della Recanatese non tarda, solo illusione del gol per Sbaffo, il migliore dei suoi, quindi Forti che si allunga per mantenere inviolata la sua porta. Esce Fabrizi, tra gli applausi scroscianti al suo posto ecco uno dei nuovi innesti, El Ouazzni. C'è il tempo solo per questo colpo di testa di Pacciardi nel forcing della Recanatese. Il Chieti può finalmente esultare davanti al proprio pubblico, onorando al meglio il centenario. Battuta la capolista recanatese, può sorridere Alessandro Lucarelli con un po' di sofferenza nel finale, ma con grande attenzione ed applicazione allo stadio Angelini. Il risultato finale recita: Chieti 1, Recanatese 0. È stata una partita voluta con la concentrazione. Mi premeva tantissimo onorare i 100 anni del Chieti, ero più preoccupato e mi sarebbe dispiaciuto se non avessimo fatto una partita così a livello di prestazione. Quando fai queste prestazioni con concentrazione, soprattutto con un avversario decisamente più forte di noi, perché bisogna dirlo, e si può arrivare questa vittoria e questo risultato. Quindi per me oggi e per i ragazzi ci tenevano veramente a onorare questi 100 anni, perché si è parlato tanto di questa cosa ed è successa. Quindi evidentemente il Chieti porta l'Angelini, porta bene. Il Chieti non è una squadra che sicuramente può vincere il campionato. Abbiamo girato a 21 punti, secondo me siamo in linea con quello che era l'obiettivo d'inizio stagione. È chiaro che dobbiamo continuare, perché il campionato è difficile, sottovincono, abbiamo vinto anche noi, nessuno se l'aspettava forse, e quindi bisogna adesso tenere testa bassa, lavorare come abbiamo fatto in questo mese, perché i ragazzi sono stati veramente bravi. Ho un plauso perché hanno fatto un mese di lavoro intenso e si è visto, soprattutto a livello di testa, perché noi ci è mancata veramente questa concentrazione in altre partite, solamente quella non ci è mancata. Non abbiamo mai perso 5-0, 4-0, anzi abbiamo avuto momenti nelle partite in cui scendevamo di concentrazione, invece che cosa che oggi non è successa, e quindi con squadre meno forti della Recanatese noi possiamo fare meglio. Abbiamo fatto un secondo tempo di grande sofferenza però, bisogna dirlo, con la Recanatese che teneva palla, con la loro qualità ci facevano girare, noi eravamo organizzati e gli concedevamo questo tipo di giropalla sterile, volendo in alcuni momenti. Con i traversoni e con le palle inattive ci mettevano in difficoltà perché hanno struttura, quindi il fatto di consegnare palla a loro e noi scivolare e cercare di tenere campo in ampiezza, grazie anche al fatto che ci siamo allenati qualche volta sull'Angelini questa volta. Quindi la società, la ringrazio perché mi ha messo a disposizione l'Angelini. 4 volte siamo venuti qui a fare allenamento e ci siamo resi conto che veramente ci alleniamo su un campo da quasi da calciotto e poi giochiamo su uno stadio, in uno stadio, e fa veramente tanta differenza. Invece il fatto che ci siamo allenati qualche volta di più su questo stadio, su questo campo, anche se non sta nelle migliori condizioni, però secondo me ci ha anche aiutato. A tutti quanti piacerebbe che questa squadra un po' si lasciasse andare, esplodesse,
tirasse fuori anche le qualità, perché comunque anche delle qualità che però quando c'è tensione e pressione non vengono fuori perché ci sono questi tipi di difficoltà. Però adesso vogliamo basti, veramente, piedi a terra, maciniamo allenamento, prepariamo già da domani la partita con Nereto, perché Chiedi deve risalire e io non mi posso permettere di fare una stagione come stava andando fino adesso. Mister, complimenti. Contro l'attacco più prolifico del campionato ci sono state pochissime, se non quasi nessuna, sbavatura della difesa. Sì, ma è l'attenzione, è la concentrazione, ha detto bene. Noi oggi siamo stati concentrati sapendo di affrontare una squadra forte che non credo che abbia sottovalutato. Semplicemente le partite vanno di calcio, vanno così. Tu cerchi, pensi di poter vincere, poi casomai sul campo un episodio finalmente, perché comunque la punizione di Pietro Antonio stava uscendo anche questa. Se non ci fosse andato Luca non faceva gol, quindi ce n'è già capitata un'altra, mi ricordo col Tolentino. Cioè, se qualche episodio sicuramente ci aiuta, però ce lo dobbiamo andare a cercare, e quindi mi auguro sì, di continuare così e di essere applicati soprattutto. È veramente un momento di concentrazione massima che dobbiamo avere. Vedo che siete contenti che sono tornato, che provate i punti. Mi fa piacere. La prima vittoria. Mino, vieni su, che ti vergogni, dimmi Mino. Dopo la premiazione non poteva pensare di prendere anche punti. No, non pensavo neanche di perdere, però. Sì, è vero. Non abbiamo fatto una grandissima partita, anche se abbiamo. Cioè, se c'è stata una squadra che ha giocato a calcio, è stata la Re Caratese. Perché il Chiedi ha fatto solo una partita difensiva, doveva fare quello. E poi quando nel calcio vinci su una punizione, l'unico tiro in porta, allora tutti i complimenti. Magari col Pinedo, che hanno tirato 7 volte in porta e perso, e la squadra ha fatto male. Perché il calcio è fatto dei luoghi comuni, di frasi fatte. Qui se c'era una squadra che ha giocato il calcio è stata la Re Caratese, creando molto poco rispetto alla mole di gioco e quello che creavamo le altre settimane. Non abbiamo tirato molto, loro sono stati bravi in fase difensiva. Poi una volta che sono andati in vantaggio hanno sfruttato questo vantaggio, insomma l'hanno tenuto senza rischiare più di tanto fino alla fine. Secondo me anche il primo tempo che andavamo con una facilità, giravamo la palla con una certa facilità, pensavamo che il gol prima o poi venisse. Ecco, se devo rimproverare una cosa alla mia ex squadra è quello, però hanno provato sempre a giocare, c'è un gruppo straordinario, ma non è che se noi non vinciamo è una sorpresa che stiamo lì. Perché ci sono squadre che hanno speso molto più di noi, perciò noi dobbiamo seguitare a fare il calcio che abbiamo fatto finora e vediamo quello che succede, insomma. Al di là del campionato vinto c'è un'amicizia che morirà con noi, perciò noi facciamo parte sì della storia neroverde, ma di un'amicizia che ha creato proprio la città di Chieti, perciò al di là di oggi, ecco, preferivo non prendere la targa e prendere che punto, però non è questa amicizia che abbiamo creato quando ritorno a Chieti, ma ripeto, con quel gruppo che secondo me è stata una delle squadre più forti della storia del Chieti, con personaggi che molti non ci sono più, però sicuramente hanno creato un'unione che la porteremo sempre dentro il cuore, perciò Non è una novità oggi, insomma, io faccio parte della storia, ma anche la Chiedi fa parte della mia vita per sempre, insomma.